Abbiamo anticipato l'inizio di trasmissione, continuiamo a parlare di sport ma di altro genere. Siamo stati in una palestra di judo a Mirafiori Sud per conoscere più da vicino questo sport che, come tutti gli altri sport di combattimento, canalizza l'aggressività attraverso le regole della lealtà e del rispetto dell'avversario. Ma ci dice di più Giuliano Curti. L'Oro di Scampia, un film per la TV, racconta le vicende di una palestra di judo nel difficile quartiere napoletano. Liberamente ispirata alla vita di Pino Maddaloni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney, la Fiction Rai punta i riflettori sul ruolo dello sport come strumento di integrazione sociale. Fatte le debite proporzioni, anche nelle periferie torinesi ci sono palestre che svolgono questa funzione. Qua siamo a Mirafiori Sud. Il nostro quartiere è cambiato da 40 anni a questa parte, però i problemi ci sono. Perché i ragazzi adesso hanno tante cose, ma in realtà si sentono soli, no? Quindi questo è un modo per stare in comunità, per stare insieme, condividere le esperienze. Ho un gruppo di ragazzi fantastico, no? Hanno iniziato da quando avevano 5 anni, ma sono amici sia qui che fuori. In accordo con alcuni assistenti sociali facciamo lavorare i ragazzi anche a costo zero. Perché io penso che il ragazzo debba poter fare uno sport anche se non ha le possibilità. Sono 117 le società del judo in Piemonte, i tesserati sono oltre 5.000, la grande maggioranza degli associati alla FILCAM, la Federazione Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali. La pratica può iniziare già dai 5 anni e in molte scuole ci sono progetti per avvicinare i bambini a questo sport che, malgrado qualche pregiudizio, non è affatto pericoloso. È riscontrato che i bambini si fanno male fuori, non in palestra. Assolutamente qui si insegna proprio a gestire bene le cadute, a cercare di non farsi male. Il judoka innanzitutto deve essere un buon atleta in assoluto, quindi i ragazzi vengono preparati prima atleticamente per poter poi sviluppare il judo. È uno sport a prevalente diffusione maschile, ma non mancano le ragazze. Prima facevo danza e poi ho incominciato, mi piaceva perché vedevo mio fratello e ho incominciato a fare judo. E come mai una ragazza sceglie il judo? La maggior parte, vedo anche stasera, sono ragazzi. Prima c'era anche una mia amica, però alla fine sono rimasta solo io e mi è continuato a piacere. Va bene anche in età adulta, ma la maggior parte sono giovani e giovanissimi che si divertono con i combattimenti e trovano soddisfazione nella progressione della carriera. Cosa ti piace del judo? I combattimenti, perché sono divertenti e ci metti grinta. Ti cresce, ti fa crescere in modo morale e anche fisicamente. Ho fatto 2 anni quando ero bambino, poi dopo che mi sono sposato ho cominciato ad avere famiglia, ho scoperto l'esigenza di muovermi un po' e adesso sono qua in questo bellissimo ambiente pieno di giovani, sono molto contento. Hai mai pensato di poterti difendere da eventuali aggressioni con la tua arte? Spero che non accada, perché il judo non andrebbe sprecato per la difesa contro il bullismo, ma per affinare le proprie tecniche di lotta e anche per crescere con la testa. E adesso parliamo della rubrica dedicata ai nostri soldi, curata come sempre da Alessandro Di Giorgio, che ci racconta della carta dello studente, il tesserino rilasciato dal Ministero dell'Istruzione con cui si possono ottenere sconti e facilità.